Stefano Palumbo, conferenza stampa del centrosinistra, attenzionate alcune delibere della giunta comunale, ci sono stati degli interventi degli organi di controllo, che cosa è successo? Ma comincia ad essere significativa l'attività dei tribunali amministrativi relativamente ai provvedimenti di questa amministrazione, con una serie di bocciature pesanti e tutte ravvicinate che sono arrivate nelle scorse giorni, nelle scorse settimane su diversi argomenti, da quello del comando di polizia municipale più volte affrontato all'interno della commissione di garanzia e controllo, come quello sulla restituzione dell'autonoma sistemazione, la coprogettazione di cui abbiamo parlato su iniziativa del consigliere Paolo Romano qualche giorno fa, sempre nella commissione di vigilanza. L'ultima sentenza, appunto, quella diciamo uscita ieri invece su provvedimenti per controlli acustici nel centro storico, insomma, tutta una serie di, ecco, di bocciature da parte del Tribunale amministrativo che testimoniano comunque un'incapacità amministrativa per l'appunto conclamata di questa giunta che pensa di poter governare al di sopra delle leggi o per imposizione. Purtroppo così non è e c'è sempre qualcuno che sta a ricordarglielo, per fortuna. C'è oggi anche quinta commissione, affrontate due questioni, insomma, sono anche quelle emerse nelle ultime settimane, la questione degli autobus dell'AMA in particolare, chi verrà ascoltato, con quali Ma obiettivi. allora, ho convocato fondamentalmente l'amministratore unico di AMA e giustamente anche il assessore e dirigente alla mobilità per capire come superare un problema che si è verificato relativamente al trasporto scolastico per attività appunto extrascolastiche effettuate dall'AMA con il sequestro dei mezzi da parte della polizia, perché a detta evidentemente della questura non potevano operare secondo, diciamo, le norme vigenti. Di diversa opinione in questo momento è diciamo, la governance dell'AMA. Si tratta però, indipendentemente dalle posizioni, di capire come risolvere il problema affinché il prossimo anno si possa continuare a garantire questo servizio e consentire quindi agli studenti, soprattutto delle scuole primarie, di poter svolgere attività extrascolastiche al di fuori appunto del perimetro degli istituti, perché credo che sia una cosa che va garantita e di certo non possono essere gli studenti a pagare, diciamo, questa problematica.